passione di Cristo, in quel giorno anche dell'ascensione di Cristo. E in effetti, dopo aver visto il loro Signore salire dal cielo, i discepoli ritornarono in città come testimoni che con gioia annunciano a tutti la vita nuova che viene dal crocifisso risorto, nel cui nome saranno presentati a tutti i poveri la conversione e il perdono dei peccati. Questa è la testimonianza fatta non solo con le parole, ma anche con la vita quotidiana. La testimonianza che ogni domenica dovrebbe uscire dalle nostre chiese per entrare durante la settimana nelle case, negli uffici, a scuola, nei luoghi di ritrovo e di divertimento, negli ospedali, nel carcere, nelle case per gli anziani, nei luoghi affollati di immigrati, nelle periferie della città. Questa testimonianza noi dobbiamo portarla ogni settimana. Cristo è con noi. Gesù è salito al cielo, è con noi. Cristo è vivo. Gesù ci ha assicurato che in questo annuncio e in questa testimonianza saremo rivestiti di potenza dall'alto, cioè una potenza dello Spirito Santo. Qui sta il segreto di questa missione: la presenza tra noi del Signore risorto, che con il dono dello Spirito continua ad aprire la nostra mente e il nostro cuore per annunciare il suo amore e la sua misericordia anche negli ambienti più refrattari delle nostre città. E lo Spirito Santo, il vero artefice della multiforme testimonianza che la Chiesa e ogni battezzato rendono nel mondo. Pertanto, non possiamo mai trascurare il raccoglimento della preghiera per lodare Dio e invocare il dono dello Spirito. In questa settimana, che ci porta alla festa del Pentecoste, rimaniamo spiritualmente nel cenacolo, insieme alla Vergine Maria, per accogliere lo Spirito Santo. Lo facciamo anche ora in comunità.